tutti, oggi vediamo la scheda SP8266, la nome CUD, e SP12E, e come fare per interfacciarla e programmarla con l'IDE di Arduino. Questo modulo è in qualche modo abbastanza differente dai moduli descritti in precedenza. Ha già tutto l'occorrente necessario per iniziare a lavorarci. Possiede un adattatore serial to USB con connessione micro USB, da cui viene alimentato e programmato. Due interruttori posti sulla board inoltre permettono il reset del modulo e il booting della flash mode per poter cambiare firmware. Inoltre si piazza facilmente su breadboard. Nelle prime versioni 0.8.0.9 la board aveva qualche incompatibilità con alcuni sistemi come Mac, dovuti soprattutto al chip seriale e ai driver. La board nella nuova versione 1.0 incorpora un modulo ESP12E con 4 MB di memoria flash e qualche GPIO in più. Se paragonata alla board 0.9 è più stretta, questo gli permette di non occupare tutto lo spazio sulla breadboard e lasciare una fila libera e lasciare una fila di pin liberi su ogni lato. Con la versione 0.9 questo non era possibile. Un'altra bella caratteristica è il fatto di non dover schiacciare il tasto reset flash usando l'Arduino. Apriamo l'IDE di Arduino, andiamo su impostazioni, andiamo dove c'è URL aggiuntive, premiamo il tasto e scriviamo questo link, questa stringa, premiamo su OK e premiamo su OK. Chiudiamo l'IDE di Arduino e lo riavviamo. Attendiamo un attimo che se lo carica, andiamo su strumenti, scheda Arduino, gestore schede. Si aprirà il gestore schede. Andiamo a cercare tutti. Scorriamo. Finché troviamo SP8266 by SP8266 Community. Lo installiamo, aspettiamo un attimo che lo scarica e lo installa. Andiamo su strumenti, schede Arduino, gestore schede, scendiamo finché troviamo ESP8266, troviamo tutte le nostre schede che possiamo usare con l'IDE di Arduino.